Noi siamo giovani imprenditori e quindi vogliamo portarvi le testimonianze vere, come vi dicevo prima, di chi fa impresa sul nostro territorio. E con chi lo faremo? Lo faremo con 3 al momento eccellenze, ma ne arriveranno altre 2, quindi ne saremo in tutto 5, e che sono Susanna Moccia. A suo fianco abbiamo Michele Maniscalco, che è CEO della Activart, una società che si occupa di comunicazione anche digitale. Saluto anche Daniela Chiariello, che è qui davanti a noi. E poi abbiamo, sempre perché noi non ci facciamo mancare niente, quindi pastificio, pasta, comunicazione, poi abbiamo anche chi produce vino, Francesca Di Griscio, Campanese, a quarto. Senza l'impegno e senza la fiducia, noi tutti quanti, non voi studenti e noi imprenditori piuttosto che professori e quant'altro, non andiamo da nessuna parte. Allora, queste devono essere le 2 direttrici secondo le quali tutti quanti noi ci dobbiamo muovere se vogliamo far sì che il nostro territorio possa diventare veramente un territorio di eccellenza in tutti i campi. Io vi ringrazio e intanto passo la parola a Susanna. Siamo 4 fratelli, siamo tutti giovani e abbiamo creato, ricreato da zero un pastificio, anche se è un periodo di crisi, però siamo riusciti a riaprire il pastificio dedicandolo al nostro padre, che ci ha insegnato l'arte della pasta. Però non significa che se non sei un genitore che ti insegna un mestiere lo devi fare per forza, o devi fare per forza quello che ti ha insegnato tuo padre, basta seguire la propria indole. Abbiamo anche delle attività come la grande distribuzione, come i supermercati, che sono un po' sul territorio campano, e questo non ce l'ha insegnato nessuno. Abbiamo voglia di metterci sul mercato, di metterci in gioco. Abbiamo cominciato con una piccola salumeria e adesso abbiamo una catena di supermercati in tutta la Campania. Partiamo subito con il professore Calza. Etica e cultura d'impresa sono 2 termini che sostanzialmente riguardano la conseguenza delle azioni delle imprese, perché le imprese non sono solo delle organizzazioni che esistono, ma sono anche delle organizzazioni che si muovono e in ragione di quello che fanno producono degli effetti come le onde di un sasso gettato nel mare, no? Degli effetti che si ripercuotono sia dentro l'impresa, quindi per le persone che ci lavorano dentro, sia fuori dall'impresa. Oggi c'è la cultura della qualità in azienda, si deve seguire quella normativa, non solo, ma chi di voi approfondirà determinate tematiche saprà del bilancio etico, del bilancio sociale, del bilancio di genere. Quindi l'azienda che si comporta in maniera responsabile, etica, nei comportamenti, nelle produzioni, nelle relazioni in genere, sarà avvantaggiata nei mercati in cui opera. E quindi è una sfida importante in cui vale molto la mentalità degli imprenditori. Facciamo un applauso. Ci racconterà la sua esperienza da imprenditore. Vi chiedo di fare attenzione. Buongiorno a tutti. Sono Michele Maniscalco, sono CEO dell'Activart, che è un'azienda che si occupa di comunicazione multimediale. E oggi sono qui per portare la mia esperienza come imprenditore, visto che pochi giorni fa ho compiuto 10 anni per la mia attività, e di questo sono molto orgoglioso. Sono qui per portare la mia esperienza come imprenditore di prima generazione e sono qui anche per dimostrare come la cultura d'impresa non sia una parola astratta ma qualcosa di concreto. Nel nostro particolare caso ha assunto un significato specifico, cioè una cultura dell'innovazione e del cambiamento. La cultura d'impresa può essere fatta nostra intendendo per questo la passione e la motivazione. Puntare sui giovani, quindi su di voi che siete le future generazioni, e cerchiamo un coinvolgimento nel territorio in cui operiamo. C'è sempre un'opportunità, e quindi ci riallacciamo al discorso principale, che
che è quello di saper innovare e sapersi adattare nel contesto in cui si opera. Vi lascio con questa frase di Roberto Benigni. Grazie Michele. Allora, Michele ha parlato, ha fatto un passaggio sulla, più di un passaggio, sulla passione. A nostro modo di vedere, il tema della sicurezza sul lavoro è un tema importantissimo e strategico sul quale come giovani ci vogliamo realmente impegnare e che vorremmo non fosse, questo è il lancio che faccio a Stefania, non fosse solo ed esclusivamente un obbligo, ma deve per noi diventare come imprenditori un'opportunità. Salve ragazzi, mi chiamo Stefania, sono responsabile della comunicazione della Sibillina e di Napoli. Faccio una premessa, l'argomento che tratteremo adesso non è sganciato da quello che abbiamo trattato fino adesso. La sicurezza sul lavoro è etica e cultura d'impresa. Pensare nel 2012 di poter fare impresa senza fare attenzione al tema della sicurezza significa partire col piede completamente sbagliato. Vi dico, questo è solo un'indicazione per farvi capire come siamo messi, che le aziende che fino a questo momento hanno risentito di più della crisi sono quelle in nero. La sicurezza è una forma mentis, è un modo di approcciarsi alle situazioni, quindi è un valore. Colgo l'occasione perché prima abbiamo parlato delle realtà di eccellenza sul territorio. Carlo Palmieri, che oltre a essere il presidente della sezione Sistema Moda dell'Unione Industriale di Napoli, è il rappresentante dell'Unione Industriale di Carpisa e Yamamai, del gruppo che diciamo, segue Carpisa e Yamamai. Sono due società che sono nate 10 anni fa, Yamamai a Gallarate, Varese, e Carpisa all'interporto di Nola a Napoli. In due realtà, due aree, ovviamente noi tutti i giorni lo evidenziamo, in modo molto distante dal punto di vista non solo territoriale, ma di quello che si come dire, delle problematiche su questi territori, in particolare il nostro, esistono. Però vi dico, c'è un messaggio non di speranza, ma di particolare. Noi siamo partiti con queste due iniziative ed oggi, dopo 10 anni, noi abbiamo due realtà che sono, diciamo, dal punto di vista strutturale, di risultati, sono identici. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che tutto, quando noi siamo partiti, è partito con un progetto industriale, con una programmazione, e quindi questo è una cosa che noi rimarchiamo ogni volta, che al di là delle differenze che si possono creare dal punto di vista sociale di territori, con una sana e seria programmazione si possono superare dei gap. Grazie a tutti. Sicurezza non è solo un problema del solo lavoratore, del solo datore di lavoro, del solo medico, del solo dipendente, è un problema di tutti e come tale va affrontato, quindi in squadra. Il responsabile ambiente è la persona che in azienda cura tutti gli aspetti autorizzativi, gli aspetti tecnici, gli aspetti normativi, gestionali. Quando si parla di queste materie si parla anche di normativa non indifferente, ci sono normative in continuo divenire, proprio perché c'è molta più attenzione innanzitutto da parte della comunità europea che ci dà le direttive e poi i singoli stati devono recepire queste direttive con gli atti normativi. La figura dell'energy manager è fondamentale in termini di riduzione dei costi, in termini di risparmio, quindi saper scegliere anche quelle che sono, dare anche delle dritte all'imprenditore in termini di scelte impiantistiche, in termini di layout, in termini di sistemazione degli impianti, in termini anche di gestione dei cicli produttivi. È una figura questa oggi molto, molto importante. Grazie a voi, siete stati per noi un esempio. Grazie.